Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay, oggi dedicato a Defiance, un MMOTPS della Trion Worlds, uscito già da qualche mese. È stato riproposto in questi giorni su Steam in prezzo scontato a soli 5€ in occasione dei saldi invernali. Andiamo a vedere cosa offre. Il gioco nei primi mesi di vita è stato accompagnato da una stagione di una serie TV dallo stesso titolo, Defiance. Più che un MMO, questo è un gioco multiplayer cooperativo, in cui si gioca essenzialmente da soli, tranne in alcune aree dove si possono incontrare degli altri giocatori che stanno svolgendo la stessa missione. Inoltre ci sono delle missioni particolari come che richiedono per esempio l'uccisione di grossi boss che riguardano centinaia di giocatori in simultanea. Ok, questa è Listen up, l'introduzione del people! gioco. We just passed the Non è Golden Gate! tradotto in We'll be on italiano. site in less than 20! So you got 10 to secure the rest of that gear and get yourself strapped in for a landing! Repeat! 10 minutes until lockdown, people! That's an unacceptable response. Must I remind you who I am? What the hell is this? I don't care what your protocol is. You're here to help me. So that's what I want you to You're do. dismissed, Private. What's the problem, Von Bock? You better get your men in line, Captain Grant. I want my equipment out of storage. My Ark Hunters and I depart as soon as we land. The Earth Republic is in a limousine service. Your gear's locked up and we don't have time to dig it out. Now please, find your seat. No offense, Captain, but I think your orders were to do as I ask. My orders come from my superiors, people in Manhattan. Che wearing razza di occhialini ha uniforms questo like tizio? this. And those orders are to keep you safe while you locate your alleged architect. Alleged architect? There is no alleged, Captain. Do you see this? With this Ark core and the Cos'è quel rest of the coso? technology that I'll find in the Bay Area, I will repair this world. And be its hero, of course. You're in a restricted area. Get to your seat. Graficamente If anything non è happens to my gear, malvagio I'll send the bill per to your essere un superiors. MMO. What an asshole. Let's move, people! Time's ticking! What is this, a dorm room? Everyone, get to your seats! You two! Let's go! Ci sono varie razze aliene in questo gioco, oltre agli No umani. problem, Cap. You two! A chi, a me? Eccoci qui alla creazione del personaggio. Come vedete, alcune razze sono bloccate perché serve acquistare l'espansione, che costa 10€, ma non è necessaria per giocare. Sblocca alcune aree e nuove missioni. Allora, facciamoci un classico umano. Le origini. Macchinista. Un veterano, dai, archetipo, questa per la faccia. Ah no. Ok, qui possiamo personalizzare il volto. Non è molto ampio l'editor. Vediamo. No, cos'è? Ok, skin color. Hey, Voce. buddy. Soldier. E i capelli? Vabbè.
Hey, buddy. Soldier. Ok. Ah, ecco qui. Gli occhi. Il colore degli occhi. Il marrone. Le sopracciglia. Continua. Capelli. Una pettinatura meglio dell'altra. Mettiamo questo, colore dei capelli, rossiccio, facial hair. Vada per questo. Tatuaggi. Dai, mettiamo qualcosa di che fa figo, di tendenza. L'occhio di vetro. No, no. Cicatrici no. Questo nemmeno. Conferma, nome. Michele 990. Ok. Now, Ark Hunter. Hold on, Captain. That one isn't wearing your beloved uniform. They don't take orders from you. Ah, come sono figo. We land in 10. Strap in. I never got to brief you on your ego implant, so we really need to. What the hell? Sir, they need you on the bridge. I think I will actually get to my seat. When we land, don't go anywhere. The ego activation can be a bit jarring without a proper briefing. Relax. It's just a little turbulence. Spero che YouTube non mi faccia storie per queste questi filmati. Forse è meglio non metterlo il tatuaggio. Integrità compromessa. Iniziata sequenza di evacuazione. E noi? Vai. Premi il tasto! Vai. Un po' in ritardo. Voi avete capito cosa è successo? Ecco la nostra bella capsula. Brace yourself, Cass. This could be real bad. Okay. Which one of these dealies opens this bitch? Nice. Un tasto non si sa dove. You're alive. Name's Cass Dukar. I saw you land. Well, maybe that's not the right word. It was more smashing into the ground than landing. I sort of expected you to be a bowl of soup in there. What are you doing? Beh, il nostro personaggio ha dei seri problemi mentali, a quanto sembra. Quella è Cortana di Elo. I'm sure you took more than a bump to the head, so rest. Get your feet under you. I'm gonna go see if anyone else needs help. Oh, you might want to arm yourself a bit more. The locals aren't known for their charm. Hello. Oh, good. You can hear me now. I can sense your nervousness, but don't fret. I'm the environmental guardian online device that was injected into your body. You can just call me Ego. Please forgive me. I'm having some trouble getting all the behaviors activated, so we might experience a few hitches at the beginning. But I'll sort it out. We have lots to go over, so we should start. Il nostro personaggio è muto. Ok. Vi faccio vedere qualche minuto di gameplay.
Il gameplay ricorda molto quello di Borderlands. C'è una grande varietà di armi. Allora. Ok, prendiamo prima questa. A destra vedete la scritta compra il gioco completo perché attualmente sto giocando con una trial. Dove sei andato? E uno è andato. Muori. Abbiamo il nostro bel equipaggiamento. Ok. We're going to need another weapon option. I'm picking up a signal from a crashed mobile armory. Let's hurry. Lo scudo si rigenera esattamente come ero. Premi L, ah beh, questi sono i classici loot. Premi L per correre, ma va. Trova un'arma. Vabbè, ho già la mia pistoletta. Vediamo l'interfaccia. Questo è il character. Queste sono le armi. La pistola, lo scudo, le abilità, gli obiettivi, la mappa, dell'area. Matchmaking, social, ci sono anche i clan, le guild, store, eccetera, eccetera. Va bene, andiamo avanti. Ci si può anche inginocchiare. L'animazione di quando cammina inginocchiato è abbastanza indecente. Voglio un'arma più forte. Vediamo se troviamo qualcosa. Oddio. Cosa c'è qui? Assault rifles excel at medium range combat, but are capable of maintaining much of their effectiveness over long distances too. Un bel mitra. Particular weapon types work better for specific situations. Vediamolo. So you'll want to get used to switching back and forth between the primary and secondary weapons. I'm detecting some explosives nearby. We could definitely use per scambiare. Ok. Trova le granate. Oh, ora si ragiona. Il rinculo è abbastanza inesistente. According to my readings, those creatures are actually humans. Quello dovrebbe essere un altro giocatore, credo. O forse no. Bene. E qui direi che posso concludere questo primo gameplay di Defiance, o come si dice, Defiance. E ne arriveranno altri in futuro, quindi vi rimane solo che aspettare. Se vi piace il gioco, compratelo, che per 5 euro li merita tutti. Ciao e alla prossima.